Allora, ormai è come essere a casa. Ogni qualvolta, no? Quando poi torni a casa diventi sempre un po' più confident, sempre un po' più intimo, ed è lì che poi è nato anche il sodalizio con la filiera totale che fa parte del sistema di Legnapelle, quindi è nata la collaborazione con diverse realtà, mentre le altre due stagioni era puramente me e Legnapelle, questa volta è stato me e Legnapelle e tutti quelli che a sua volta espongono durante la fiera. Con Legnapelle abbiamo iniziato questa stagione, questa collaborazione anche sullo studio di nuovi tipi di pellami che sono stati progettati e studiati apposta per la collezione, con anche delle nuove pigmentazioni di colori molto, molto intense. In collaborazione sempre con Legnapelle, ovviamente questa la sfilata è stato un evento decisamente significativo. E poi l'atmosfera del posto, di questo giardino crepuscolare alle 12 nella nebbia che sembrava mattutina anche se non era mezzogiorno, ha dato un grosso impatto a questi capi di pelle che sono stati proprio incorniciati nella maniera che desideravo. La fiera Legnapelle è anche un momento di ricerca molto importante per i designer, i creativi. È un momento di ispirazione che ci porta a guardare anche gli altri, ad avere uno sguardo sugli altri marchi e sulle aziende che producono nella filiera della pelletteria e che possono essere importanti per un brand nel momento in cui deve sviluppare un prodotto nuovo. E Legnapelle entra in difesa di tutto questo, soprattutto dando valore ai giovani designer emergenti che cercano di innovare e di portare nel prodotto pelletteria sempre qualcosa di nuovo e significativo. Tutta la scelta dei materiali parte sempre dall'archivio, quindi andiamo a cercare di ricreare materiali del passato utilizzando le eccellenze del Made in Italy. E per noi è davvero importante essere con Legnapelle oggi e poter esporre nel loro spazio, perché rappresenta interamente proprio il nostro know-how, il nostro DNA, dove noi cerchiamo ogni parte delle borse.